tornati con Metropolis, la nuova giornata, un venerdì intenso con le notizie, le curiosità dal web. Accanto a me, come sempre, Alberto Carreras, ben trovato. Ciao Stefania, buon pomeriggio a tutti. Allora, partiamo un po' con le notizie e le curiosità, partendo un po' da quanto sta accadendo all'estero. Ebbene, il Corriere ci informa che la Corea del Nord ha sparato un nuovo missile intercontinentale, è arrivato nelle acque del Giappone, ma il governo di Tokyo dice poteva addirittura raggiungere gli Stati Uniti. E poi c'è un'altra notizia che riguarda Di Maio, Luigi Di Maio, che ormai dopo che non è stato eletto in Parlamento, nessuno sapeva più nulla. Ebbene, la notizia è che è diventato inviato speciale dell'Unione Europea nel Golfo Persico per trattare il prezzo di petrolio e gas. Speriamo che Di Maio ce la faccia. Ecco, tra una notizia dall'estero e l'altra mi inserisco anch'io con l'Iran e la mobilitazione. Notte di proteste in Iran, i manifestanti appiccano il fuoco alla casa museo di Khomeini. E poi ho anche un'intervista alla Schlein da Repubblica. Dal lavoro all'emergenza climatica, ecco la mia ricetta per rilanciare la sinistra. E un focus anche su Roma, così ti do un assist per Milano, perché si parla di regionali Lazio, Campolargo, ultima spiaggia, il PD vuole vedere Conte, ma appunto le notizie succulente sono quelle sulle regionali Sulle campane. regionali. Ecco, prima di arrivare alle regionali, Sì? però abbiamo ancora due notizie che riguardano nazionali. Insomma, ci sono ancora strascichi di polemiche sulla questione di Giorgia Meloni e della figlia Ginevra portata a Bali. Fiorello a Meloni, ma una mamma deve per forza stare a casa con i bambini? Giorgia dice: vengo io a fare il deputato, giocando ovviamente su questa parola. E poi abbiamo quest'altra notizia, vedete in basso, cerco di alzarla un po'. Lo strano caso della Camera: cala il numero dei deputati, ma la spesa resta la stessa, almeno per il momento. Ah, quindi nonostante il ridimensionamento dell'assemblea, c'è questo caso strano Sì, che non è da ancora chiaro analizzare. come mai, Poi perché. mi è piaciuta il doppio gioco della parola di Fiorello, deputato, perché poi la Meloni stessa nel suo libro aveva scritto di essere stata tata della figlia, della Esatto. compagna di Fiorello, aveva un po' svelato di retroscena, cioè che non le piaceva Cenerentola perché questa storia della scarpetta le sembrava Ma un po' antiquata. un po' antiquata, non le piaceva Pocahontas per una questione di invasione E sul quindi bisognava territorio. trovare la soluzione migliore. Esatto, e quindi il suo lavoro da tata non era stato facile. Ecco, tu dicevi, parlavi di politica, appunto parlando delle regionali, un po' la notizia di oggi è che in Lombardia il centro-sinistra ha scelto Pier Francesco Maiorino come candidato presidente in regione, dovrà sfidare sia Fontana e Moratti. Per il momento Pier Francesco Maiorino, diciamo così, è sostenuto da una coalizione che vede il PD, i Verdi, Sinistra Italiana e anche più Europa. Però c'è la grossa incognita di cosa faranno i 5 Stelle. Da quello che hanno detto fino adesso, l'intenzione è quella di correre in una corsa solitaria. Di sicuro, se rimane PD, Sinistra Italiana e Verdi, ahimè, è una coalizione abbastanza che con una certa difficoltà ovviamente potrà contrapporsi sia a Fontana che alla Moratti. Ecco, la Moratti che appunto anche lei ha rilasciato dichiarazioni, va avanti chiaramente per la strada intrapresa, dicendo che era fuori dalla politica da una decina d'anni e che quindi non si sente più vicina a quei valori che l'hanno vista protagonista nella centrodestra. Con Berlusconi, il Silvio e il caso, tutti i processi ancora aperti dal Rubiter di Milano dove rischia 6 anni al caso Escort di Bari. Nel mentre, proprio a Milano c'è anche un no Meloni Day. Alberto, centinaia Certo. di studenti in corteo, cori e vernice contro il negozio di Enel. E va bene, queste sono le solite cose che capitano durante le manifestazioni che forse non dovrebbero capitare. C'è anche, ahimè, una brutta notizia, ne abbiamo già date parecchie in questi giorni, riguardano incidenti. Stamattina a Baranzate un 80enne è stato travolto da un camion mentre stava andando in bicicletta e, ahimè, è morto sul colpo. Ecco, visto che abbiamo parlato di negozi imbrattati, è stata imbrattata anche un'opera d'arte. Alla fabbrica del vapore di Milano, 8 kg di farina su un'opera di Andy Warhol, il Beats degli ecoattivisti. Quindi questa è nell'immagine che potete vedere quello che è il risultato della
del gesto, di quello che hanno fatto. Ecco, c'è anche una buona notizia: Cascina Gerola a Milano, gli antichi casali ospiteranno 59 abitazioni. Insomma, chi potrà permetterselo andrà a abitare lì in un contesto di verde, è sicuramente una situazione positiva, anche perché viene riqualificata una zona che era piuttosto degradata. E tu lo sai che, Alberto, non posso salutarti senza lasciarti un po' di gossip. Aia. Perché insomma, una nota, una ventata, un po' di allegria, diciamo così, con Totti e Noemi Bocchi a Dubai, baci in pubblico. Beati loro. Coppia. E beati tutti quelli che sono a Dubai. Esatto, tutti quelli che sono a Dubai, a Globe Social Awards 2022, guarda, sono arrivati insieme, con mano nella mano, hanno fatto il red carpet, poi lei ha fatto un passo indietro per lasciargli la cena. Non so se Hillary l'aveva fatto in questi anni. Non lo sappiamo. Però al di là dei gossip, ahimè, c'è anche la triste realtà, sì. Questa lo dobbiamo dire, ovviamente, che il Comune di Milano sta predisponendo, riattivando il piano freddo, ebbene oltre 400 posti letto in più. È arrivata anche la cosiddetta zuppa calda diffusa. Comunque dal 28 novembre scatterà questa riattivazione del piano freddo, che vede appunto oltre 400 posti letto per tutti quelli senza tetto che vagano nella nostra città. Proprio adesso che abbiamo visto le condizioni meteo, ormai non sono più quelle di un paio di settimane fa, e quindi è più che il freddo sta per arrivare. Esatto, grazie Alberto per queste news, queste curiosità dal web. E ci rivediamo questa sera alle 18, avremo la dottoressa Anna Villarini, che è una biologa nutrizionista, parleremo soprattutto di diete, quindi chi è interessato, diete per dimagrire, ma anche diete per stare bene in salute. Assolutamente sì, importantissimo. Noi ci vediamo tra pochissimo, facciamo la dieta, saltiamo il pranzo, restate anche voi con noi. Tra poco entrano i nostri ospiti in studio, ovviamente apriamo i telefoni anche a tutti voi. Invidiosi di chi è a Dubai. Rieccoci in studio con Metropolis. Allora, ben ritrovati a tutti voi, telefoni aperti, timer alla mano, pronti per i 30 secondi e pronti anche i nostri ospiti per raccontarci di questa giornata così importante. Saluto e ringrazio il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ben trovato. Grazie dell'invito. Grazie anche a Daniele Naum del Consiglio Comunale di Milano, PD. Grazie per l'invito. E in collegamento con noi abbiamo Francesco Ascioti, responsabile organizzativo di Azione, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, diciamo che abbiamo tre grandi appartenenti ai protagonisti di queste regionali. Abbiamo fatto un titolo, il PD vira a sinistra, Maiorino candidato, poi questa sera alle 19.30 online ci sarà, il PD si riunirà per ratificare proprio questa candidatura di Maiorino. Moratti lascia un po' le porte aperte. Allora, intanto, Naum, sei contento? Come vivi? Io sono molto contento, però chiudo la porta, visto che la Moratti ha detto lascia la porta aperta. Chiudi la porta. Possibilità di vincere o no? Perché insomma... Ma guarda, devo dirti la verità, io faccio un ragionamento prettamente elettoralistico. Vai. Secondo me, con il fatto che il Terzo Polo abbia presentato la Moratti senza, come dire, interloquire col Partito Democratico, dunque precludendo l'alleanza col Partito Democratico, perché noi fondiamo il nostro governo sul territorio della vittoria con la Moratti, fondamentalmente io credo che il PD debba guardare per le regionali più a sinistra, per cercare di fare il pieno dei voti un pochino più a livello identitario per le regionali. Basterà o meno, questo non lo so, però se dovesse, come dire, erodere un po' la Moratti al centrodestra, perché comunque è una donna di destra la Moratti, adesso è vero, no, che no, lei ha detto, come che dire, vedo che il sindaco curioso. Sorride perché lo sa, Letizia Moratti fino a 5 giorni fa era vicepresidente, sì, della regione Lombardia, è stata la prima donna presidente della RAI nel primo governo Berlusconi nel 94, ministro del governo Berlusconi dal 2001 al 2006, sindaco di Milano fino al 2011, anche poi presidente della regione, sostenuta dalla coalizione di centrodestra. È sempre stata una donna di destra, per noi era una candidatura non accettabile. Dopodiché, se mi chiede se la mossa, come dire, di Azione sia stata una mossa politicamente intelligente, secondo me sì, però di fatto ha precluso un'alleanza.
Io ero per fare l'alleanza col terzo polo, ma dopo che è caduta questa alleanza, credo che il PD debba cercare di fare un'alleanza più ampia possibile e cercare di andare a prendere sì il suo elettorato e vedere come va. Poi vinceremo meno, non lo so, io spero di sì. Allora, e magari cambieremo un bel po' di cose. Il responsabile organizzativo di Azione che è Ascioti. Intanto un commento anche sulle parole della Moratti, che ha detto che le sembra curioso essere etichettata come una di destra, che sa che sorridete anche voi a questa cosa. E poi lei lascia le porte aperte, secondo te tutto è perduto ormai? No, direi tutto è cominciato, perché sarà una bellissima partita. Letizia Moratti in realtà ha detto vengo etichettata come donna di destra, ma è da 10 anni che non faccio politica. Effettivamente dalla sconfitta a Milano è tornata chiamata in un momento di grandissima emergenza, senza appartenere a partiti politici in quel momento, a fare la vicepresidente della giunta dopo i disastri del centrodestra e di Giulio Gallera. E con il lavoro che lei ha fatto, ma che ha fatto anche chiaramente il governo Draghi, il generale Figliuolo, la situazione è molto cambiata. Va detta una cosa sulla Moratti. La Moratti ha lasciato la giunta Fontana dimettendosi in un modo molto importante su un provvedimento ignobile del governo, perché la prima cosa che il governo Meloni ha fatto è stata riabilitare prontamente tutti i medici Novax, dicendo guardate abbiamo scherzato, non era importante che vi vaccinaste, potete andare negli ospedali, potete stare coi fragili senza avere il vaccino, andando contro tutto quello che ci siamo detti in questi 3 anni. Un assessore al welfare che ha lavorato contro la pandemia si è dimessa su questo provvedimento. Peraltro sarebbe scaduto quel divieto ad un mese. Quindi il messaggio politico che ha dato il governo Meloni di voler parlare a quel mondo, di voler riabilitare chi non crede nella scienza, medici che non credono nella scienza, è stato uno schiaffo a tutti quelli che hanno combattuto la pandemia. E lei ha lasciato su questo il centrodestra. Allora, Di Stefano... Ci confronteremo, ecco. Noi siamo in campo per costruire un'alternativa per vincere, non certamente per partecipare. Sì. Una battuta sul PD, io conosco Maiorino, gli faccio i migliori auguri, una persona seria e per bene, ci confronteremo. Detto questo, noi volevamo andare insieme, nel Lazio si è raggiunto un'intesa importante con un candidato del PD molto stimato dal terzo polo, che è l'assessore D'Amato, e che non si sa perché il PD nemmeno voleva. A me sembra che il PD debba uscire dalla subalternità al Movimento 5 Stelle, questo è il vero tema. Su queste basi si potrà costruire un bipolarismo diverso, speriamo. Allora, Di Stefano, in pratica Ascioti ci sta dicendo la Moratti è stata chiamata perché era una tecnica, era fuori dalla politica, non voleva accostarsi al centrodestra e in termini molto di pratica sul welfare non si sono trovati d'accordo e si è dimessa. Quindi ha scansato tutta quella parte di polemica che c'era tra lei e Fontana, quella staffetta che lui le avrebbe promesso. Che era quella la motivazione reale, perché era nell'aria che stava cercando una via di uscita, anche perché non poteva rimanere a fare il vicegovernatore candidandosi contro il governatore, perché lei stava scalpitando per ufficializzare la candidatura, e quindi l'unica via di uscita è stata approfitto di un provvedimento del governo, racconto ai partiti che questa è la motivazione, esco e il giorno dopo mi candido, perché tanto non sono cose che organizzi in 24 ore, c'era già un accordo politico con Azione Italia Viva, dovevano soltanto trovare il momento giusto per ufficializzarlo, perché sappiamo benissimo che la scelta di un governatore nel rispetto proprio di tutti i partiti non si fa in 24 ore, quindi il percorso era già tracciato, lo sapevamo tutti, gli addetti ai lavori lo sapevano già da tempo. E lei cercava il momento per uscirne in maniera autorevole, e vogliamo far quelli con l'anello al naso e ci crediamo che è per la motivazione del governo, facciamolo, ma lo sappiamo benissimo che la scelta era politica e sarebbe stata fatta. Ma per noi ora la candidatura di Maiorino è ottima, nel senso che mentre il centrodestra si presenta con una squadra rodata già da 5 anni, una coalizione unita che mette insieme tutti quanti, dall'altro lato il centrosinistra si presenta frammentato già con 2 candidati, che poi io credo che la Moratti, essendo un tecnico, non porti un valore aggiunto, va bene come manager, come nella gestione di una delega diretta o come faceva come attività istituzionale, ma se pesiamo
il suo valore politico, qual è il valore aggiunto che porta, credo che non abbia tanto consenso, non ha partito, non sposta quell'elettorato tale da poter far l'ago della bilancia. Allora, però il centro-sinistra sentire... è frammentato, per noi è ottimo, perché ricordiamoci è a turno unico le elezioni in Regione Lombardia, non è come per i sindaci che c'è il primo turno e poi c'è il ballottaggio. Che tra l'altro non sarà né il 5 né il 12 perché c'è il carnevale ambrosiano. Esatto, quindi chi vi prende un voto in più il giorno delle elezioni vince. Per noi avere dall'altra parte più avversari nel centro-sinistra è un'ottima notizia. Vorrei sentire anche da casa se c'è qualcuno già in linea. Pronto? Buongiorno carissimo. Buongiorno, che voce Carlo. Ma Stefania, sì. Se il PD vuole suicidarsi per la seconda volta, ha fatto bene a scegliere Maiorino. Il problema è questo, che la destra vince perché ha una coalizione, anche certo. Seppur abbastanza farlocca, però c'ha una coalizione. Il PD e Azione, e saluto a Sciotti, non riescono a trovare un'intesa e consegnate di nuovo Regione Lombardia al centrodestra. Ma ci vuole così tanto a capire che siete fuori dalla realtà, ragazzi. Vi saluto perché non sto ne... Un saluto, Carlo. Invece, guarda, sei stato proprio nei 30 secondi e aggiungerei un tassello al carico del nostro telespettatore, Naum, e ti dico, ma tu sei convinto che andando separati il PD arriverebbe primo di Azione? Ma loro sono stati presi in contropiede, perché la candidatura della Moratti, io li capisco pure, perché... essendo stata la Moratti più astuta e più veloce nel proporre la candidatura con alle spalle Italia Viva e Azione, automaticamente ha costretto il PD o a rincorrere, e quindi si dovevano allineare alla Moratti con tutte le motivazioni che prima ha detto Daniele, che non è possibile annoverarla come candidata del Partito Democratico, oppure devono fare un altro percorso, però sta di fatto che è spaccato il centro-sinistra. Pensa se appunto prendessero pochi voti in più di differenza il centrodestra, a quel punto ci sarebbe proprio da mangiarsi le mani. Guardate, allora, fare una statua a Calenda e Renzi. No, allora, dipende dal punto di guardate, vista. Guardate, io penso questo. Poi in politica tutto è legittimo, perché si prendono delle scelte, siamo all'interno di una democrazia, grazie a Dio. La mossa, l'ho detto prima, la mossa della Moratti ha precluso a noi un'alleanza col terzo polo. Io sarei io l'avrei fatta subito l'alleanza col terzo polo, anche per un peso del terzo polo in Lombardia, perché comunque il terzo polo in Lombardia è andato bene. Ricordiamo che però ha preso il 10%, mi pare, poi mi correggerà a Sciotti a livello regionale, il Movimento 5 Stelle ha preso tipo il 7,5%, non c'è questa grande distanza, soprattutto su Milano è molto forte il terzo polo. Ma detto questo, il tema è di carattere, secondo me, elettoralistico. Con una candidatura in campo di quella della Moratti, io credo che la Moratti andrà a erodere, poi non si sa quanto, basterà o meno, non lo so, molto di più sul campo del centrodestra, perché è una candidata, fa parte di quel pezzo di storia. Allora noi dovevamo mettere in campo una candidatura, e abbiamo messo in campo Maiorino, perché è quello che ti permette di riempire di più il bacino elettorale della sinistra e del centro-sinistra. Poi basterà o meno, non lo so, però secondo me la partita la possiamo giocare. Con una candidatura, secondo me, più centrista, non avremmo avuto lo stesso effetto. Maiorino comunque è vero, è molto connotato a sinistra, non è un male, per me è un bene, però è una persona molto riconosciuta, alle elezioni europee in Lombardia ha preso tantissimi voti. E noi ci giochiamo la partita, credo che potremmo finalmente dopo tanti anni potremmo giocarcela. Poi ci rivedremo, ci inviterà quando saranno le elezioni e vedremo come saranno andate. Allora arrivo subito a Sciotti, sentiamo i 30 secondi del telespettatore se c'è in linea. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Domenico da stesso San Giovanni. Buongiorno Domenico, ben trovato. Buongiorno sindaco. Buongiorno Domenico. Volevo dire, ma come mai i vari personaggi che vanno dal centro-destra al centro-sinistra, di qua sono, come dire, non sono nessuno, e quando vanno di là, tipo la Gelmini, la Carfagna, adesso la Moratti, diventano dei fenomeni. Me lo potete spiegare? Perché
vengono denigrati, venivano denigrati la Carfagna, la Carfagna addirittura torna a lavorare in televisione, gli è stato detto di tutto, e adesso mi spiegate perché questi personaggi poi diventano dei fenomeni. Vi ringrazio, buongiorno. Grazie Domenico, è una bella analisi, cioè bisogna capire se qualcuno gli tarpava le ali nel centrodestra oppure se invece no, secondo me la critica è al centrosinistra, che solo perché erano di centrodestra, dei partiti di centrodestra, venivano criticati, poi passando in partiti del centrosinistra diventano dei fuoriclasse. Io dico sempre che l'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. Dovresti applicarla allora. No. E questo è uno slogan di Berlusconi, cioè, anche. È una battuta. A Scioti non arrivano più quelle critiche a Gelmini Carfagna che arrivavano prima. Ma no, ma chiunque abbia una dimensione pubblica è chiaramente esposto e criticato. La verità è che Gelmini e Carfagna, da ministra in carica, hanno scelto una strada diversa, perché noi dovremmo ammettere che il centrodestra non esiste come tale, esiste la destra, ed è una destra trampiana, è una destra filoputiniana, è una destra non atlantista, è una destra poco europeista, quantomeno euroscettica, è una destra che fino a qualche anno fa era contro l'euro, che andava con le magliette con la faccia di Putin, che diceva meglio dare due Mattarella per mezzo Putin, che ha gli accordi con Russia Unita. Noi veniamo da quella storia lì, e questa coalizione che legittimamente ha vinto le elezioni governa. Allora la Gelmini e la Carfagna hanno fatto una scelta fondata sul fatto che Forza Italia non ha più nulla, né di moderato né di aderente al PPE. Pochi giorni fa Berlusconi ha detto: ho riparlato con Putin, mi ha mandato la vodka, siamo amici, è stato provocato. Di cosa stiamo parlando? Tajani sta facendo uno sforzo faticosissimo per tenere questa immagine presentabile, ma non c'è nulla di veramente europeista o di sincero nell'atlantismo, nella difesa dei valori della democrazia. È una destra filoputiniana, lo è pienamente. E allora, giustamente, sono state dalla parte del governo e hanno restituito la tessera in maniera, penso, anche abbastanza coerente. Però se posso dire una cosa al mio amico Naum in 5 secondi. Sì. Io sono stato 9 anni al PD e amo tanto quella comunità e le persone che ci sono, ma mi pare che si debba dire che dal 2008 ad oggi il PD ha perso sempre a tutte le elezioni politiche. Ha perso sempre. È stato primo ed è stato maggioranza, fra virgolette, solo nel 2014, quando il segretario era Renzi, che è stato distrutto e falcidiato dalla minoranza interna. Quindi, perché continuiamo? Io me ne sono andato su questo. Io non ho mai creduto che si potesse vincere andando a sinistra. Si poteva vincere stando con i liberaldemocratici, allargando al centro, come ha fatto Renzi, nell'unica volta in cui questi 20 anni si è vinto. Quindi è questo quello che io non condivido. Io su questo ho restituito la tessera. Vedremo alle elezioni regionali come finirà. Effettivamente, Di Stefano, cioè, era la domanda che avrei voluto fare. La candidatura di Maiorino tira verso una sinistra che a Milano o comunque in Lombardia funziona poco, perché è una persona ovviamente di molta stima, molto vicina ai diritti sociali, ai migranti, certo, che sono temi che si è visto nelle ultime elezioni. Poi non premiano. Ormai prima si parlava del quanto può portare via la Moratti alle elezioni. Allora, io credo che la percentuale che prenderà sono quella dei partiti. L'abbiamo visto alle nazionali, è andata molto bene Azione Italia Viva in Lombardia, ma ha tolto a chi? Ha tolto al Partito Democratico, cioè la parte moderata del Partito Democratico ha scelto Azione Italia Viva, e gli sta rimanendo. L'errore del Partito Democratico è andare a deviare ulteriormente a sinistra. È veramente un abbraccio mortale quello che sta facendo Renzi e Calenda al PD. Lo stanno svuotando anche elettoralmente, e più il PD sceglie candidati di sinistra o sinistra estrema, più il partito Azione Italia Viva incrementerà le proprie percentuali. Ecco, chiedo proprio a Naum, cioè in Lombardia non avrebbe funzionato forse una parte, come dice anche Asciotti, più riformista, che poteva Ma scimmiottavano gli altri due candidati. Posso così fare una battuta? Erano 3 candidati moderati. All'amico Asciotti, ma il tema è che non è che è stato il terzo polo che non ha interloquito col Partito Democratico, ha presentato una candidata di destra. Legittima, una persona, come dire, è una persona rispettabilissima. Li hanno voluto mettere un po' in croce, o fare Per cui sostanzialmente, cioè,
questa far passare come riformista e liberale Letizia Moratti, io ho difficoltà, una storia legittima, come dire, anche Di Stefano è una persona per bene, ha una storia legittima, ma non potrei mai accettarlo come candidato di centrosinistra, ma è normale. La Stalingrado d'Italia ci mancherebbe, ma no, questa ma croce me la porterò. Ma detto questo, per io però non concordo chiaramente con l'analisi di Stefano, perché qual è il difetto del Partito Democratico in questi anni? Posto il fatto che io sia per un centrosinistra largo, ci vuole il centro assolutamente, ma ci vuole anche il recupero di un elettorato che noi in questi anni non abbiamo intercettato, che è l'elettorato più popolare, più di sinistra. E secondo me una candidatura come quella di Maiorino in una competizione a tre può cercare di fare il pieno proprio su quell'elettorato lì. Poi meglio va la Moratti, meglio stiamo anche noi, nell'ottica che poi va a prendere al centrodestra. Detto questo, però, io credo, posto il fatto che secondo me possiamo giocarcela per vincere, però credo che quello che abbia detto Di Stefano non sia lontano dalla realtà. Cioè, io non credo che Letizia Moratti possa portare un 10% in più rispetto alle elezioni politiche. Però rischia di togliere di più quello al PD rispetto a quello che prende Azione Italia non Viva sono, di suo. Non sono Vanna Marchi, purtroppo. Perché Maiorino, però, che ha molto consenso, però, scusami, è vero, Roberto, che l'Europa è molto territoriale. Maiorino, bisogna riconoscerlo, il consenso però, Roberto, però è anche vero che l'elettore del PD moderato, cattolico, non va a votare la Moratti, riformista, non credo che va, guarda, la valuta, io e toglierà ti molto dico, al Partito ti Democratico. Dico la mia, secondo me no, mentre è valido questo ragionamento sulle politiche, perché comunque Renzi e Calenda, come Asciotti, sono espressioni, hanno fatto scelte diverse ma provenivano dal Partito Democratico, scelte legittime su una linea politica che non concordavano, però vengono da quel mondo lì. Letizia Moratti viene da un mondo veramente troppo estraneo al nostro, e credo che l'operazione Letizia Moratti vada a togliere di più dall'altra parte. Per questo, secondo me, a quel punto possiamo giocarcela, allargando però la nostra alleanza. Ed è chiaro, in un'elezione a turno unico devi andare a interloquire col Movimento 5 Stelle, perché sennò la partita manco te la giochi. Allora, telefonata, pronto? C'è qualcuno in linea? Ah, buongiorno, sono Michele. Buondì, Michele. Saluto tutti, anche il sindaco di Sesto. Ciao Michele. Sta chiamando tutti i parenti di Stefano. No, parenti, senta. Io il prossimo anno comincerei a pensare che... forse Maiorino farei il suo nome, gli lascerei il suo posto, perché tutti... No, Michele, dai, questa volta riaccetto un'altra telefonata. Beh, perché è caduta proprio a metà. Allora, bisogna capire se Maiorino proverà un'alleanza con i 5 Stelle. Vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci, allora, dicevamo, ma cosa farà Maiorino? Proverà un'alleanza in extremis col Movimento 5 Stelle? Guarda, il movimento in realtà aveva detto che voleva non voleva proprio il nome, avrebbe voluto capire prima i temi, però nella coalizione che abbiamo, più Europa, Verdi, Civici, questi sostengono. Posso fare una battuta? Sì. È il chiodo schiaccia chiodo, no? Una volta, che succede? Niente, c'è Rindone che è venuto a salutare. Il chiodo schiaccia chiodo, cioè non essendoci più l'interlocuzione con il terzo polo, devi, visto che è a turno unico, cercare un'interlocuzione con il Movimento 5 Stelle. Se mi chiedi cosa avresti preferito, io ti avrei detto all'inizio Azione, cioè terzo polo, però è chiaro che devi tentare di fare un'alleanza, ed è anche chiaro che Pier Francesco Maiorino, per chi è, per la sua storia politica, è quello più adatto nell'interlocuzione. Dopodiché ci riuscirà o meno, ci riusciremo o meno, questo non lo sappiamo. Però, essendo a turno unico, devi tentare di fare questo tipo di alleanza. Non è un'alleanza politica, per le politiche, è un'alleanza settorializzata su Regione Lombardia. Speriamo che vada in porto. C'era chi voleva le primarie, Asciotti. Secondo te, Maran, come ci è rimasto? Arriverà in azione anche lui, insieme a tanti altri del PD, sull'onda di questa mancata alleanza? No, non credo, non mi permetto di parlare per lui, però Maran è un ottimo amministratore ed è una persona molto seria, questo va detto, ha fatto anche una battaglia molto onesta, molto trasparente, cioè, penso che abbia molti meriti nel corso di queste settimane. Vorrei fare due battute in 30 secondi, se posso, sui 5 Stelle. Sì. Io non capisco, cioè
sono 5 Stelle che non vogliono stare col PD. Cioè, bisogna prendere atto di questa realtà. I 5 Stelle hanno detto no al PD nel Lazio, dicendo non vogliamo stare con voi. La stessa cosa succederà in Lombardia. L'abbraccio con i 5 Stelle è mortale. Il PD sta reinfilandosi in un tentativo di coalizione bettiniana con i 5 Stelle. Ma sono i 5 Stelle adesso che sono davanti al PD. Sono loro il partito guida in questa coalizione. È una cosa che era drammatica 3 anni fa e pericolosissima adesso. La verità è che i 5 Stelle incarnano molto meglio del PD il pezzo socialdemocratico e noi molto meglio quello liberaldemocratico. Il PD deve scegliere che cosa farà da grande. Forse con Maiorino un po' la scelta. Ma è una scelta di campo, non si può più sommare tutto con tutti. Infine un'ultima cosa, io non sono d'accordo su dire si è imposto un candidato. Calenda ha detto a Letta, tu non puoi andare da una parte con i 5 Stelle e dall'altra con noi. Facciamo una cosa insieme nel Lazio e Lombardia. Abbiamo proposto nel Lazio un candidato noi del PD su cui loro sono arrivati dopo. Ma no, dai, e in Lombardia si è parlato per tanto tempo di Cottarelli. Sei troppo intelligente per fare questa supercazzola. Aspetta, hanno mandato a schiantarsi contro la Santa anche a Cremone, andava protetto. Abbiamo parlato di tanti nomi. L'inizio. Dopodiché io mi chiedo cosa hanno fatto i dirigenti del PD a tutti i livelli in questi 4 anni per costruire una candidatura. Io c'ero il 18 novembre 2018 quando chi oggi è in carica è stato eletto. Cosa è successo fino al 18 novembre 2022? Cosa si è fatto in 4 anni per costruire un'alternativa dicendo manca un mese, oddio le primarie, 3 settimane prima il terzo polo ci ha messo fretta? È lì che dovete chiedere conto, ai congressi, cosa avete fatto 4 anni per costruire un'alternativa? Niente. Io mi rispondo così. Niente. Sarà una bellissima campagna elettorale. Ti sei risposto. Però a me viene sarà una bellissima campagna elettorale. Se posso fare una battuta, velocissimi, Asciotti è una persona estremamente intelligente. Invece la guardiamo i litigi. Lo dico come una battuta per rendersi conto della supercazzola che ha fatto sulla questione del candidato, perché se tu vuoi fare un'alleanza, dire riformista, tutto quello che vuoi, è presente una donna di destra conservatrice che viene anche da una realtà sociale conservatrice, prima, non do un giudizio prima, di merito prima, come prima, Letizia Moratti, chiede a Letizia Moratti cosa pensa della RU 486, che tipo di impostazione ha sulla sanità lombarda, eccetera. È un'impostazione che è totalmente aliena da una persona di centrosinistra, ma anche da voi che avete fatto in Regione Lombardia una battaglia anche contro Letizia Moratti. Per cui il tema è proprio quello. Dopodiché il Partito Democratico ogni volta gli si dice che non ha un'identità, finalmente presentiamo un candidato che non è Stalin e Lenin, ma che ha un'identità di sinistra socialdemocratica, e andiamo a giocarci la partita con questo candidato. Allora, non avete voluto fare un'alleanza con noi, ragazzi, però cioè, se tu non vuoi fare l'alleanza, poi non è che puoi dire a noi è colpa nostra, è colpa vostra che avete presentato una che per noi non potevamo accettare. Allora, oggettivamente. Telefonata, sentiamo i telespettatori. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Sono Maurizio della provincia di Lecco. Voglio fare 3 domande veloci, no? Sì. Vuole sapere, primo, ma le elezioni sono del sindaco di Milano o sono le regionali? Ma magari. Perché lì sembra che sia un banchetto dei luoghi di Milano e basta. Noi delle altre province cosa facciamo? Primo. Secondo, il PD per vincere la sinistra, diciamo, perché la sinistra è una cosa, il PD è un'altra. Se volete vincere le elezioni in Lombardia, intanto dovete dimenticare quei personaggi che ha alle spalle, che stanno ridendo in questo momento, che sono da eliminare perché sono tutti democristiani che si sono infiltrati nel PD. Per vincere le elezioni... Allora, 3 considerazioni. Beh, forse erano lunghe. Avevamo per il nostro magari, timer. Potevamo vincere le elezioni, tu hai stoppato. Stava consigliando la ricetta per vincere. Però sono molto lucidi i nostri telespettatori, certo, nelle loro analisi. Forse Di Stefano questa coerenza di quell'ala più sinistra del PD oggi non verrà premiata, almeno con queste regionali, in futuro verrà più caratterizzato da quella coerenza che è stata apprezzata a livello nazionale, per esempio dalla Meloni,
e che poi l'ha portata a vincere. Ma poi. non credo perché è normale che i poli più estremisti o più ci si sposta a sinistra o a destra, più si va a condizionare poi le scelte politiche. E bisogna spostare il baricentro verso i moderati. Oggi perché il centrodestra governa? Perché vince? C'è sicuramente Fratelli d'Italia che ha incrementato notevolmente, però c'è Lega e Forza Italia con Noi con l'Italia, quindi tutta la parte ex socialista, riformista, democristiana che rappresentano i moderati. Beh, e porta un equilibrio più moderato al centro. Che la Lega, cioè. Nel PD invece l'effetto è l'opposto, perché la parte moderata è stata persa. Ma... e l'esempio lampante è questa trasmissione, Enrico Letta, Partito Democratico, che è uscito dal Partito Democratico e hanno creato un loro contenitore politico nazionale, e quindi però molti ci sono anche elettori, Gelmini, Carfagna che vengono dal centrodestra. Certo, quindi ma si è visto anche con il risultato elettorale. Questo è, se si vuol recuperare il dialogo con la parte moderata, ci si allea, e in questo caso il PD avrebbe dovuto allearsi con Azione Italia Viva. Non riuscendoci, perché la Moratti insieme a Renzi e Calenda sono stati furbi, hanno giocato d'anticipo e si sono fatti rincorrere, gli è rimasta la soluzione per evitare di avere il terzo candidato scimmiottato rispetto a Fontana e Moratti, che sono due persone moderate, hanno preso la decisione politica di andare a sinistra. È una scelta loro. Scrivono anche da casa, così aggiungi questo da Stello. Andrea da Bergamo, da lettore del PD, dico che in Lombardia non vinceremo mai finché conserveremo questa immagine di nemici degli imprenditori. Guarda, allora rispondo alla domanda. Adesso il Partito Democratico è stato un partito che, come dire, una critica che si può fare al Partito Democratico è che ha guardato poco a sinistra in questi anni, ha guardato forse troppo al centro, no? Dopodiché, su quella che ha detto la questione, io credo che il congresso del PD serva anche per quello, perché ad esempio, faccio un esempio, le partite IVA oggi è una cosa che noi abbiamo abbandonato, ma anche dai tempi di Veltroni, perché una partita IVA che guadagna 20.000 o 30.000 euro all'anno è molto meno tutelata magari di chi ha un contratto a tempo indeterminato o fa l'operaio con un contratto a tempo indeterminato. Su quello io credo che è un tipo di elettorato che noi dovremmo cercare di rappresentare e non l'abbiamo fatto. L'ultima battuta mi viene da fare di Stefano, adesso parlare di Lega, Fratelli d'Italia come moderati, ecco, sono tutto tranne che moderati. Perché? Evidentemente le elezioni sono state vinte non guardando, guardando al centro la parte dell'elettorato. L'elettorato non ha guardato al centro queste elezioni, tanto è vero che ha premiato per il 26-27% quanto ha preso la Meloni, che di moderato secondo me ha ben poco. Grazie, cioè, per questo assist, perché vi faccio vedere il prossimo titolo, così vediamo se è moderato. La Lega spinge per l'autonomia, ma il Sud dice è anticostituzionale. Quindi entriamo poi nel vivo di quelle che sono le bozze dei decreti legge, in questo caso del ministro Calderoli. No, la famosa autonomia della Lombardia. Ci sono le materie di esclusiva competenza regionale, quelle nazionali, e quelle invece dove entrambi, governo e regione, devono concordare, e su quelle che il ministro Calderoli sta lavorando, che poi sono l'energia, l'istruzione, la salute, la sanità e i trasporti. Sanità. Tendenzialmente sono queste quattro. Fa piacere che ad esempio il governatore dell'Emilia Romagna, che è anche del PD, ha sposato alcune linee iniziali quindi si potrebbe ventilare anche una proposta molto più ampia e molto più estesa, perché escludendo
le regioni a statuto speciale, quelle a statuto normale devono quantomeno recuperare una certa autonomia affinché maggiori risorse possano rimanere sui nostri territori, prendendo la delega e quindi non gravando sulle casse del governo. Credo che su qualche regione che ha puntato molto sulle capacità virtuose, l'efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi, può andare in quella direzione. Poi credo che siano diversi gli interessi tra la parte nord italiana e quella più meridionale, dove magari l'autonomia può puntare più sul recupero energetico, sulla gestione energetica, ma anche l'autonomia sanitaria può consentire un aumento del livello all'interno dei propri territori. È un qualcosa che abbiamo speso in campagna elettorale e i cittadini ci hanno votato proprio anche per questo, ci hanno votato, è giusto che adesso il ministro condivida il più possibile, specialmente con tutti i governatori, una linea di autonomia che interessa soprattutto tutti i nostri cittadini. E quell'autonomia che poi per tanti diventava uno spauracchio, nel senso che chi è ricco diventa più ricco, chi è più povero, chi è viene lasciato un po' indietro. Ne parliamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio con Metropolis, telefonata da casa, arriviamo subito da voi e continuiamo ovviamente a parlare dei nostri argomenti. Pronto? Pronto? Buongiorno, chi parla? Mi sente? La sento forte e chiaro, chi parla? Sono Ernesto da Sirmione. Ben trovato. Volevo, se mi permette, fare un ringraziamento al sinistro, che non dico sinistro senza offesa, è presente in studio. Lo voglio proprio con tutto il cuore ringraziare di aver proposto una specie di Maiorino. Vabbè. Poi volevo fare delle domande sempre al sinistro. Perché quando si vota a sinistra si è bravi? Ecco, allora l'abbiamo già capito. Quando si vota a sinistra si è bravi, quando si vota a destra. Io rispetto tutti gli elettori e ci mancherebbe, cioè non è che considero un errore considerare l'elettore della parte opposta, e purtroppo certe volte in certi nostri ambienti questa cosa c'è stata, considerarli, come dire, che capiscono meno i determinati processi. No, io credo che ogni elettore abbia la facoltà di decidere e che tutti gli elettori vadano rispettati. Questo è un dato di fatto. Se uno perde, perde perché evidentemente la sua proposta politica era meno, come dire, performante rispetto a quella degli altri. Per cui il tema da fare è, e qui lo dico per il Partito Democratico, è fare una seria analisi su chi vogliamo essere e su cosa vogliamo rappresentare per tornare poi a vincere fra 5 anni alle prossime elezioni politiche. Allora proviamo ancora a sentire il telespettatore. Pronto? Pronto? Buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Rota da Bergamo. Buongiorno. Voglio chiedere una cosa. Ora che si è cambiato il governo, Ciocca è ancora rappresentante dell'Europa in Italia? Sì. Chi? Sì. Angelo Ciocca? Ancora? Io gli darò i miei documenti, qualcosa, se serve qualcosa, ma non voglio essere rappresentato da uno della Lega in Europa, uno specialmente come Ciocca. Oh, no, non allora inquadrate più quelli della Lega che sto mangiando. Allora, io non mi piace parlare dei non presenti, nel senso che è vero che è un personaggio pubblico, un politico, per l'amor del cielo, ognuno ha la sua idea, però insomma non è qui a poter ribattere, tra l'altro, sul suo lavoro, che, del quale non stiamo in questo momento parlando, perché stiamo parlando della Lega che spinge per l'autonomia e il Sud dice è anticostituzionale. Tra l'altro anche da casa scrivono: il problema è che in Italia tra Sud e Nord ci sono due mentalità differenti, perché al Sud è tutto PD. Asciotti, tu da Azione come magari la vedi questa cosa? Magari. Ma noi abbiamo espresso un parere sfavorevole a quello, alle prime, diciamo, idee, alle prime bozze del ministro Calderoli, pur essendo noi molto favorevoli all'autonomia.
A me sembra che ci sia un retaggio in questo paese da più di 20 anni, più di 30 anni, l'idea che la Lega debba fare l'autonomia, all'epoca parlavano di federalismo. La Lega in quel modo come sindacato del Nord non esiste più, esiste oggi un partito di destra nazionale sulla scia del vecchio movimento sociale, e questo retaggio va superato. Hanno sempre fallito in tutti i tentativi di autonomie, federalismi, devolution, in tutto quello che si è provato a fare. Hanno fallito in maniera tremenda nel 2006, quando il 70% degli italiani disse che non erano d'accordo alla grande riforma costituzionale che avevano portato a casa, che era una pessima riforma. Noi siamo convinti che non servano i leghisti per fare l'autonomia, servono i riformisti. E quindi questo percorso che ha tracciato Calderoli non ci trova d'accordo, pur essendo noi estremamente favorevoli all'autonomia, in un'ottica di solidarietà, in un'ottica di equilibrio fra tutte le territorialità ed in un'ottica di intelligenza, perché il 117 della Costituzione è un articolo confuso, è un articolo che è stato visto, rivisto e rivisto male anche dal centro-sinistra, che nel 2000-2001 per fare una riforma che inseguiva il centrodestra l'ha fatta male, ha sbagliato, e tutti devono assumersi delle responsabilità. Ci sono dei temi appannaggio esclusivo delle regioni, tipo per esempio la salute, che hanno però ci hanno esposto a tutti i limiti di quello che è successo con la pandemia. Io non sono perché della salute si occupi lo Stato a tutti i livelli, però credo che su tante questioni pratiche si debbano fare delle riflessioni. Questo testo in questo momento non ci piace, la speranza è che si apra ad un dialogo costruttivo in Parlamento con tutte le forze politiche. Quella pandemia che tra l'altro ha aumentato il gap non solo del divario dal punto di vista economico nord-sud, ma anche un po' di quel rancore che non c'era da tanti anni, no? Quando all'inizio si diceva che solo al nord, solo a Milano ci fosse la pandemia, e questo chiaramente non ha aiutato. Telefonata, pronto? Senza l'autonomia la Lega sarà spazzata via. Ecco, buongiorno Carlo. De Luca annuncia battaglia contro il governo sull'autonomia. Faremo un fronte con altre regioni del sud come Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Lazio, ma ci sono segnali per un sostegno anche da parte delle regioni del nord da domani. Questa è un'ultima ora. Beh, De Luca è De Luca, non è che ci stupisce. La sua è una posizione più ideologica, di visibilità mediatica, non entra nel merito. Credo che il governo sia stato eletto democraticamente, se ne faccio una ragione De Luca. Credo che sia importante che collabori con il ministro insieme agli altri governatori per individuare delle forme di autonomia e dei meccanismi dell'autonomia che consentono alle regioni di avere maggiori risorse, migliorare l'efficientamento senza creare un danno ad altre regioni. La campagna elettorale è finita, ora c'è da rimboccarsi le maniche, lavorare in maniera concreta. Se lui si vuol mettere sull'Aventino e fare solo ideologia adesso, spreca un'occasione sia per se stesso che per tutta la campagna. Scrivono da casa: il Sud non vota il PD ma i 5 Stelle, per una semplice ragione: il reddito di cittadinanza. Subito dopo, Movimento 5 Stelle, tweet: penalizza tutto il Mezzogiorno, no all'autonomia, la proposta di Calderoli va contro Costituzione e il Parlamento. Telefonata, pronto? Sono Michele. Perché prima mi ha levato la telefonata? Buongiorno Michele, è caduta la linea a metà, infatti la faccio, la faccio fare una seconda, no, telefonata. Ho usato solo 16 secondi. No, vai, ci sono i 30 secondi. No, ma pensavo fosse una fans di Paolo Villaggio, tipo si faccia una domanda e si dia una risposta, capito? Allora, prego, perché passano anche questi. Glielo volevo chiedere. Altro non ho niente da aggiungere. Va bene, grazie. Allora adesso l'ho buttato davvero giù, io mi scuso. Allora, devo dire che scrivono ancora da casa: con l'autonomia regionale differenziata si rischia davvero la secessione dei ricchi, e poi è un'autonomia che renderà il paese più povero e discriminatorio. No, io credo che bisognerebbe riprendere un po' quello che hai detto Asciotti prima. Il tema è che la riforma costituzionale del titolo quinto del 2001 è stata una riforma, anche a mio avviso, raffazzonata, fatta dal centro-sinistra, no? Il tema è che se poi noi andiamo a vedere quanto è aumentato dopo la riforma dello Stato del titolo quinto il debito pubblico in Italia, con le regioni è aumentato a dismisura il debito pubblico, per cui i meno sprechi, più efficientamento, eccetera, quella cosa non si è prodotta sostanzialmente.
quello che io dico è: ragioniamo su una vera riforma federale dello Stato, con grande autonomia da parte delle regioni, mantenendo chiaramente l'unità nazionale e capendo poi su determinati temi quali lasciare in capo, come dire, al governo centrale. Perché io sono veramente, cioè, ad esempio, il tema dell'istruzione è chiaro che secondo me deve rimanere a livello centrale, perché non puoi avere un'istruzione differente in altre parti in Italia. Come è anche vero che la sanità deve chiaramente rimanere regionale, ma poi la pandemia ha anche evidenziato che se hai un'emergenza nazionale devi anche saperla, no, spalmare anche a livello nazionale. Per cui il tema è fare un ragionamento serio tra tutte le forze politiche per una vera riforma federale. Faccio un'ultima considerazione, ma alle volte forse dovremmo andare oltre l'espressione geografica, perché Milano e Torino, che sono in due regioni differenti, ma che passano un giro d'affari importante anche da un punto di vista culturale, non è un po' la stessa regione? Per cui il tema è anche ragionare sulle autonomie delle grandi città. Questo secondo me è un tema molto importante. Telefonata, pronto? Sì, buonasera, sono Ugo da Sesto. Buonasera. Volevo sapere chi c'è stasera alle 18, grazie. Grazie. Ciao. A lei, sa che non me lo ricordo in questo momento, ma la regia mi saprà aiutare, ve lo dirò a fine puntata, l'ha detto prima Carreras. Asciotti, per chiudere poi l'argomento, vorrei leggerti anche un altro messaggio. Il dramma del nostro Sud è che si possono inviare quanti soldi si vogliono, ma poi non si sa mai dove vanno a finire. E io aggiungerei, secondo te perché alcune regioni vogliono e alcuni partiti vogliono l'autonomia e altri no? Ma la questione meridionale è il primo dossier dei partiti che governavano l'Italia post-unitaria, credo il famoso rapporto sia dell'865-66. Partiamo da lì e dalla incapacità di aver risolto quel grande problema. Ce lo trasciniamo da una vita, lo dico con rammarico, da meridionale. Non generalizzerei rispetto al tema dei soldi perduti. È chiaro che purtroppo il fenomeno della corruzione è diffuso su tutto il territorio nazionale. Ci sono stati certo dei pessimi esempi, la cassa del mezzogiorno, tutto quello che ha riguardato l'ingrassamento della criminalità organizzata e della corruzione più che il beneficio purtroppo dei cittadini, e da quella storia proveniamo e quella storia non dobbiamo sicuramente più ripetere. Detto questo, io credo che si debba incentivare lo sviluppo del mezzogiorno innanzitutto con il coinvolgimento dell'imprenditoria sana, con la creazione di aree in cui ci siano incentivi importanti ad investire e zone intere di detassazione e di lotta alla burocrazia, perché è questo che va fatto, va trattato come un territorio in cui bisogna far proprio fiorire un percorso economico che in questo momento chiaramente non c'è. E poi va fatta, e questo va detto senza dubbi, una lotta militare e senza quartiere alla criminalità organizzata e a tutti i fenomeni di mafia esistenti e ramificati e radicati in tutte le regioni del meridione d'Italia, che ne esprimono di diverse di organizzazioni criminali, radicate purtroppo nel resto dell'Italia e tutto il mondo, ma il fenomeno lì chiaramente è noto e va, lo dico da meridionale, va affrontato in una lotta senza quartiere e con una durezza estrema. Perché fin quando non avremo sconfitto quel fenomeno, sconfiggendolo sul piano proprio delle confische, i sequestri, è così che si fa la lotta alla mafia, in modo serrato, non potremo mai avere uno sviluppo compiuto. Assolutamente sì, grazie per averlo ricordato in chiusura, grazie a Francesco Asciotti, responsabile organizzativo di Azione, grazie a Daniele Naum, consigliere comunale di Milano, grazie del PD, per la Lega, Stefano. Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, grazie. Non andate via, dopo la pubblicità arriva un nuovo ospite, stasera pronto Torinova alle 18 si parlerà di nutrizione, diete anche dal punto di vista della salute, restate con noi, pubblicità. Rieccoci in studio con Metropolis. Allora, come promesso, news dal settimanale Credere. Ringrazio e saluto la giornalista Laura Bellomi. Bentrovata. Bentrovati a tutti. Allora, in copertina questa settimana abbiamo una storia di un personaggio noto, che è Annalisa Minetti, che ci si racconta da una luce diversa, cioè la sua vita illuminata dalla fede. Eh sì, è un bel personaggio quello di Annalisa Minetti, probabilmente tanti anche dei telespettatori la ricorderanno, cantante innanzitutto, poi è stata anche Miss Lombardia, aveva partecipato anche a Miss Italia, comunque nel 98 aveva vinto il Festival di Sanremo e poi dall'inizio degli anni 2000 si è dedicata agli sport paralimpici. Annalisa Minetti, lo ricordiamo, è non vedente, è
è affetta da rinitite pigmentosa da quando aveva 18 anni, quindi sono davvero moltissimi anni che appunto non vede, no, Annalisa Minetti. In questa bella intervista ci racconta come è passata dalla disperazione più totale, perché mettiamoci nei suoi panni, ma diventare ciechi non vedenti a 18 anni è davvero una dura prova. È passata quindi dalla disperazione all'accettare questa condizione di malattia, questo limite, e ora dice che certo non è che ci ha fatto completamente pace con questa situazione, però riesce comunque a guardare alla vita con uno sguardo sereno e uno sguardo quasi gioioso. Tant'è che il suo ultimo singolo, che è appena uscito, si chiama Déjà Vu, e racconta proprio questa sua rinascita, questo suo ritorno alla vita, a una vita gioiosa, appunto. Ecco, lei che appunto ha fatto proprio del suo punto dolente quasi un punto di forza, perché poi è diventata non solo cantante ma anche atleta paralimpica, quindi di fatto ha fatto un bellissimo percorso, e mi ha impressionato anche il fatto che suo padre è stato quello che le ha dato la carica. Eh sì, perché Annalisa Minetti ha anche una storia familiare particolare, cioè anche due suoi fratelli soffrono della stessa patologia, la rinitite pigmentosa appunto. Quando a 18 anni, anzi qualche tempo prima, le fu diagnosticata la malattia e quindi sapeva già che sarebbe, diciamo, calato il buio, no, sopra i suoi occhi, il padre le mise al collo un rosario e gli ha detto: se tu non puoi più vedere la luce, sii tu stessa luce. Il padre è ovviamente credente per approcciarsi in questa maniera, no, alla malattia, e Annalisa Minetti dice che proprio questa investitura del padre, questo rosario regalatole, le ha davvero cambiato la vita, perché non l'ha mai tolto dal collo, e addirittura in una delle edizioni delle Paralimpiadi ha dovuto questionare con il giudice di gara perché non voleva togliersi questo rosario e ha detto: piuttosto non corro. E poi infine l'hanno fatta gareggiare anche col rosario, ed è strabiliante rendersi conto anche di che risultati ha ottenuto alle Paralimpiadi, perché ha fatto addirittura anche il record mondiale sugli 800 metri, nella sua categoria naturalmente, e poi ha conquistato anche diverse medaglie d'oro fra Londra e Tokyo. Ecco, tra l'altro appunto ce la ricordiamo anche sulla, mentre sfilava Miss Italia, con tutte anche le polemiche che poi erano nate a seguito di questa partecipazione. Passando oltre, ci sono dei personaggi che sono così importanti come il Papa, che noi pensiamo essere ovviamente non circondati quasi da una famiglia, cioè ci sembra che sia impossibile che anche loro abbiano una cugina che li conosce non come il Papa ma come uomo. Sì, sì, è vero, hai ragione, proprio un lato molto curioso anche, no, da scoprire del pontefice. In questo caso parliamo appunto di Papa Francesco, che nei weekend, sabato e domenica, sarà nell'Astigiano. Perché? Perché sua cugina, la cugina Carla, compie 90 anni e Francesco ha pensato di andare a trovarla per questa occasione, e nei weekend quindi sarà sicuramente con la cugina, sia il sabato e poi anche la domenica pranzo con la cugina e gli altri parenti, e poi ne approfitterà anche per visitare la diocesi di Asti, per cui è prevista la messa in cattedrale, un giro con la Papa Mobile e il saluto alla popolazione locale. Ma come dicevi tu, la cosa più interessante è questo rapporto estremamente umano e familiare con la cugina Carla. La famiglia del Papa attualmente è composta così: ha una sorella in Argentina vivente che si chiama Maria Elena, e gli altri tre fratelli sono già morti, e quindi a conti fatti la cugina Carla è un po' la parente più stretta. E sappiamo che, abbiamo capito, diciamo intuiamo che per Bergoglio Carla rappresenta un po' l'affetto, quello più intimo, no? le sue radici, il contatto con la terra da cui viene, l'Astigiano appunto. E la cugina Carla, che abbiamo intervistato, ci ha raccontato di come Francesco la chiami con una frequenza buona, quasi una volta al mese, sempre con un piglio familiare ironico. Ad esempio dice sempre: pronto, parlo con la casa di riposo, ironizzando sul fatto che la cugina sia più anziana. E Carla ci ha raccontato che aspetta Papa Francesco, che per lei è semplicemente Giorgio, no? Anche questo è particolare.
molto significativo. Papa Francesco, Papa Bergoglio, Giorgio. Di chi è invece? Lei lo chiama proprio così. Lo chiama così, pranzeranno assieme, si aspetta le solite chiacchiere fra cugini. Lei che gli chiederà come va il ginocchio, perché sappiamo che Francesco appunto ha questo ginocchio dolorante, e lui che risponderà sto facendo fisioterapia ma non è un problema, passerà, e così via, passando anche un pochino in rassegna gli altri parenti, ecco. Ecco, ci vorrebbe qualcuno a immortalare questo momento, un po' come il fotografo dei papi fa per altre cose, che è Giancarlo Giuliani, che voi avete approfondito come figura. Sì, un altro personaggio molto interessante, Giancarlo Giuliani, 84 anni, di cui 60 passati a fotografare i papi e la vita in Vaticano. Giuliani anche è lavorato per lunghi anni per Famiglia Cristiana, per cui per il nostro stesso editore, e ci ha raccontato un po' come è nata la sua passione per la fotografia. Tra l'altro il primo grande evento che ha documentato è stato il Concilio Vaticano II, di cui quest'anno appunto ricorrono i 60 anni. Il tutto è nato perché fin da piccolino aveva questa passione, no, per gli acidi, le stampe, le macchine, grazie anche alla vicinanza di un amico di famiglia che di professione faceva il fotografo. Dopodiché un giorno in cui, come spesso capita, tutto è nato un po' quasi per caso, ma un giorno in cui c'era da sostituire un fotografo in studio, hanno notato questo ragazzo che era sempre presente, anche vivace, e gli hanno detto va bene, vai tu, e hanno scoperto che effettivamente sapeva anche scattare. Da lì in poi è nato anche un ottimo rapporto sia con i cardinali che erano in conclave, e poi anche con i pontefici, ad esempio con Wojtyla, soprattutto con lui ha avuto un rapporto stretto, perché il Papa polacco era anche appassionato, incuriosito dallo strumento della fotografia, e quindi quando si incrociavano non mancava di fermarsi anche qualche minuto per chiedergli come funzionasse il mondo degli scatti e così via. E Giuliani con Wojtyla ha stretto poi appunto un rapporto quasi diciamo filiale, tant'è che il pontefice ha celebrato anche l'anniversario, il suo 25esimo anniversario di matrimonio, in una messa privata alle 5:30 del mattino. Ecco, e tra gli itinerari e le feste religiose, prima di salutarti, vorrei vedere, scoprire cosa voi avete scoperto sull'abbazia di Cocchi in Francia, anche perché è proprio si trova sulla principale via che porta al Santiago. È così, è un'abbazia bellissima, obiettivamente molto bella, che adesso è anche un'attrazione turistica per quanti fanno il cammino, ma non solo. La cosa più importante di questa abbazia, che richiama appunto pellegrini e turisti, è il portale romanico dell'abbazia, in cui è scolpito Giudizio Universale. E, come possiamo vedere, ecco, ci sono tantissime figure, Cristo al centro, che divide poi i salvati da invece coloro che peneranno le pene dell'inferno, e ci sono un sacco di particolari curiosi, fra cui in alto a destra, ecco, lo vediamo con il numerino 6, addirittura c'è una figura che si affaccia quasi incuriosito, no, per vedere un po' come va a finire questo giudizio universale. Nel numero di credere diamo naturalmente anche tutte le indicazioni per raggiungere l'abbazia, che si trova in Francia, ed è anche appunto un'occasione per andare a visitare, oltre che l'abbazia, anche il paese, che è tutto fatto con case, con i tetti di ardesia, torrette, cappelline medievali, insomma un posto che vale proprio la pena di andare. Bisogna organizzare insomma questa visita, assolutamente andarla a vedere. Intanto grazie per tutti questi approfondimenti alla giornalista di Credere, Laura Bellomi, grazie. Grazie. Alla prossima, noi ci vediamo lunedì con Metropolis, vi ricordo alle 18 l'appuntamento con Pronto Telenova, e un buon proseguimento.